grazie per l'invito. Non sono quella cosa strana che hanno presentato, sono soltanto un nonno notaro, un po' vecchiotto e già anche un po' malandato, quindi siccome ho pensato che non tutti voi conoscete la Clarea e conoscete il posto dove stanno devastando alla grande le tasche dei cittadini e il nostro territorio, allora comincerei facendovi vedere un po' com'era la Val Clarea prima e come è stata devastata fino a settembre dell'anno scorso. Poi non sono riuscito ad aggiornarle, quando avrò un po' di tempo vedrò di aggiornarle. Adesso è molto peggio, ma li avete visti anche già nei filmati, nei cosi, quindi diciamo così qualche cosa avete potuto vedere. Ecco, qui adesso sono sicuro di andare avanti, non va avanti. Che tecnologie. Perfetto. Allora, com'era verde la Val Clarea? Allora, prima della devastazione... Spegnere le luci, se non si vede. Ah, non ci vedete nulla. Ecco, molto bene. La Val Clarea era uno dei posti più belli, forse, della Val di Susa. Poi negli anni, fine anni 90, 80, hanno pensato bene di farci l'autostrada dentro e hanno cominciato a demolirla in un modo abbastanza pesante. Ma poi il tempo era riuscito a ricostruire una serie di cose di verde. Avevano distrutto ma una piccola parte, diciamo la parte più sud. La Val Clarea è un po' un imbuto, dove c'è un microclima favoloso, dove fino a non molti anni fa si coltivava la vite, e tanto per capirci, dove 6.000 anni fa c'era forse il più importante villaggio di passaggio di tutte le Alpi. 4.000 avanti Cristo qui c'era un villaggio importantissimo, serviva per passare in Francia nella Moriana, e difatti dall'altra parte è stato trovato l'insediamento omologo, quello che c'era al di là del confine. Questo, diciamo così, bel villaggio è stato scoperto quando hanno iniziato i lavori dell'autostrada. Sono durati per un annetto, quando questa gente aveva fretta e quindi hanno fatto lavorare gli archeologi sotto un metro e mezzo di neve, ci sono dei filmati che poi non li hanno più messi a vedere, eccetera. E comunque questa gente qui successivamente hanno demolito metà del pianoro dove c'era il sito archeologico, l'altra metà l'hanno rimessa più o meno a posto, e c'era un bellissimo museo archeologico con un parco archeologico dove si vedevano le tombe, si vedeva tutto il resto, eccetera. C'era un percorso e venivano numerosissimi studenti. Nel 2010 sono passati più di 4.000 studenti in quel posto a vedere questi vestigia. Bene, tutto questo ve lo dovete dimenticare. La Val Clarea è diventata così. Questa parte, noi, che contiene in basso lo smarino che hanno preso dall'autostrada per farla, poi era diventata verde, e noi lì sopra ci abbiamo piantato nel 2010 oltre 3.000 piante per farlo rinverdire. Allora, il 12 agosto del 2012 era diventato così. Oggi è ancora molto peggio, perché questa zona è stata completamente disboscata e adesso ci stanno costruendo una strada malfatta che, se
quest'anno continua a piovere come sta piovendo in questa primavera, probabilmente tutto il costone frana perché non hanno fatto nessuna protezione, hanno semplicemente portato via la terra e distrutto tutto. Questo era il posto più o meno dove poi è stata fatta la baita, 30 agosto 2010, il 12 agosto 2012 era così, oggi questa cosa non è neanche più così, hanno scavato per oltre 15 metri, hanno fatto dei muraglioni, hanno fatto delle cosiddette berlinesi e è diventato un super fortino. Qui vedete com'era la strada e qui vedete oggi, cioè oggi no, il 12 agosto sempre del 2012, il cancello, il fortino e tutto il resto. A giugno era così, nel 2009, a settembre era diventato così. Questo è il palo da cui è caduto Luca Abba e solo per un miracolo non è morto, perché è caduto da questa altezza e qua sotto c'è un muretto di pietre, lui è caduto sul muretto di pietre con la schiena. Perché era inseguito da un poliziotto che voleva tirarlo giù. Questa era la zona dove adesso hanno fatto quel mega buco dove ci vanno i politici a farsi vedere, eccetera, eccetera. Ad agosto era diventato così. Vedete qui tutte le recinzioni. Adesso queste recinzioni sono state raddoppiate perché hanno paura che noi le spacchiamo e le smontiamo. Le smonteremo lo stesso. Il 27 giugno del 2011 noi difendevamo questo territorio. Ci avevano provato ad arrivare qualche settimana prima, ma non erano attrezzati di notte. Non sono riusciti a fare nulla, hanno dovuto ritirarsi. E il 27 giugno sono arrivati veramente attrezzati. Noi eravamo su queste barricate. E questo filmato l'ho fatto io. Questa pinza mi è arrivata a un metro dal naso, ecco, tanto per capirci. E vi posso garantire che non era una cosa piacevole. La mia capacità non violenta di resistere a queste cose non è riuscita a portarmi al di là e a farmi pinzare da questa pinza, perché non sono abbastanza bravo, ecco. Questi sono i lacrimogeni che hanno sparato e questa è l'autostrada che hanno distrutto. Questa era l'area archeologica. Ne hanno fatto un parco giochi per le loro jeep e i loro gipponi, ci continuano a girare dentro come vedete. Lì c'erano tutte le tombe, le hanno distrutte tutte loro. E le hanno distrutte il 3 di luglio accusando noi di averle smontate, cosa assolutamente falsa, perché quando c'era la Libera Repubblica della Maddalena non c'era neanche una tenda in quell'area, perché non le abbiamo mai messe lì, per profondo rispetto. Sono arrivati loro e ci sono passati con le ruspe dentro e hanno distrutto tutto. Ma non solo hanno distrutto tutto, hanno anche sequestrato. Questa è una cantina sociale. Questa è una cantina sociale dove c'è della gente che ci lavora. Bene, non può più lavorarci. Era una cantina sociale dove al sabato, alla domenica, venivano decine e decine di persone a comprare il vino. Adesso non possono più andare, perché è tutto vietato. È diventato un fortino e basta. Questo qui era il museo. Qui c'era un museo, la soprintendenza ha portato via tutto, adesso è una caserma. Loro dicono che non è vero, ma purtroppo è così. Questo è il cancello che c'è su via dell'Avanà, ad una distanza incredibile dal cantiere. L'hanno posizionato, poi dietro a questo ce n'è un altro, gliel'abbiamo smontato un paio di volte,
adesso l'hanno fatto, che non dovremmo più riuscirci a smontarlo. Il comune di Chiomonte ha ingiunto di togliere queste cose perché sono senza autorizzazione e sono senza licenza edilizia. Loro hanno detto che sono delle cose provvisorie. Se a voi sembrano delle cose provvisorie, guardatelo bene questo cancello, perché questo cancello con i vostri soldi è stato pagato una cifra spropositata, come tutti gli altri cancelli, ed è stato pagato con un cancello interamente zincato. Se qualcuno di voi qui capisce qualcosa di ferramenta o di carpenteria metallica, si rende conto che non solo non è zincato, ma non ci hanno dato neanche una mano di vernice. Però sono stati pagati come zincati. Tutti i cancelli che hanno messo sono stati pagati oltre 7.000 euro caduno. D'altra parte hanno pagato un pozzetto 50 per 50 per 50 messo nella terra 495 euro più IVA. Scusate se è poco, ma qui vedete la quantità industriale di mezzi della polizia. Questa polizia, su dichiarazione dei sindacati di polizia, costano in media 90.000 euro al giorno. Questo schieramento c'è dal 26 di giugno a oggi. 26 giugno 2011 a oggi, fatevi il conto, moltiplicatelo per 90.000 euro, io l'ho fatto un po' di tempo fa ed eravamo oltre a 35 milioni di euro. Bene, tutta l'opera del cunicolo geognostico della Maddalena costa a preventivo 130 milioni di euro. Allora, se la polizia, in un momento in cui hanno fatto, diceva ieri Virano, 55 metri di galleria, veramente lo dicevano già 15 giorni fa che avevano fatto 55 metri di galleria, quindi i casi sono due: o avevano barato 15 giorni fa, oppure non fanno niente tutte le notti, quello che sosteniamo noi. Noi comunque, quando siamo andati con i parlamentari a ficcare il naso, a fare l'ispezione nel cantiere, avevamo uno di quegli aggetti ultrasuoni che misurano le distanze. Non era una cosa precisissima, perché non ci ha fatto entrare, quindi non potevamo farlo. Comunque a noi la cifra più favorevole per loro dava 32 metri. Ora, vediamo un po' chi ha ragione o chi ha torto. Comunque, devono fare 7 km e mezzo e devono finirli entro un altro anno, eh? Quindi pensateci voi. Queste sono le recinzioni che hanno messo. Qui c'è pieno di caprioli, camosci, fauna, che regolarmente si va a sfracellare in questa roba qui che si chiama concertina. Non è filo spinato, è filo rasoio. Viene fatto da una ditta italiana che l'ha fatto espressamente per Israele la prima volta, adesso l'hanno venduto a tutti, anche agli italiani, soprattutto per la Val Clarea, e non ti buca solo, taglia, perché è tagliente. E ognuna di queste punte ha 8 taglienti. Quindi, oltretutto, il filo è un filo acciaioso, se tu lo tagli scatta come una molla e quindi rischi di farti rovinare la vita. Ne hanno messi ovunque. Queste recinzioni qui sono costate soldi vostri, soldi nostri,
soldi della collettività, 4 milioni di euro dal 5 di maggio del 2011 al 16 di aprile del 2012. A oggi non sappiamo ancora bene quanto sono costati. Qui è quando facevano la berlinese, adesso questa roba qui è tutta superata perché ormai è già finita, ne hanno già iniziata un'altra dietro, hanno già raddoppiato tutte quelle beta fans che avete visto prima e quindi diciamo che questa è ferma al 12 settembre, in realtà oggi le cose sono molto peggiori. Allora, tutte queste recinzioni sono state dichiarate abusive dal comune di Chiomonte, ufficio tecnico, non il sindaco è favorevole, ma l'ufficio tecnico le ha dichiarate abusive, ha fatto un'ordinanza di demolizione, a cui l'LTF si è opposta, ha fatto ricorso al TAR, hanno fatto anche un ricorso alla magistratura ordinaria, il comune di Chiomonte, la magistratura di Torino è andata a sequestrare tutta la documentazione al comune di Chiomonte e ha pesantemente criticato l'ufficio tecnico e il segretario comunale per essersi permessi di fare un'ordinanza di questo tipo di demolizione. Noi quando abbiamo fatto la baita, come vedete è fatta benissimo, queste sono le coibentazioni, fatta interamente in pietra vista, poi avremmo voluto coprirla anche di losi, ma ce l'hanno sequestrata prima e non abbiamo potuto finirlo. Bene, noi ci hanno denunciati tutti, in penale e stiamo affrontando il giudizio. La domanda è, ma la legge è uguale per tutti? Questo è il buco che avevano fatto, adesso qui hanno fatto tutte altre cose. Ma per fermare questa devastazione, come per fermare il tentativo di devastare i vostri territori, deve farlo ognuno di noi. Soltanto mettendoci la nostra faccia, soltanto mettendoci il nostro corpo, mettendoci la nostra persona, riusciremo a fare queste cose. Al termine della manifestazione di Bussoleno dal palco ho detto che al mattino erano andati gli eletti del Movimento 5 Stelle e del SEL a ispezionare il cantiere di Chiomonte. Torneranno, perché abbiamo deciso che torneremo sovente. Ma ho anche detto che nessuno si deve illudere che quest'opera possa essere fermata in qualche modo dai palazzi e dalle istituzioni. Quest'opera può essere fermata, come la vostra opera, soltanto dal movimento popolare, soltanto dalla resistenza popolare. Soltanto dalla gente. La gente che deve essere determinata e che non deve assolutamente cadere nella trappola di rispondere alla violenza delle istituzioni con la violenza della gente. Perché quella è una trappola pericolosissima. È una trappola che vorrebbe portarci su uno scontro militare, che vorrebbe portarci su uno scontro fisico, ma è una trappola che noi abbiamo respinto. L'abbiamo respinta perché ci porta sul loro terreno. E guardate che giovedì a Torino, nel tribunale, dove c'era in corso una causa per una manifestazione, un tentativo di disturbare le trivelle all'autoporto nel 2010, dove la polizia ha caricato e ci ha spaccato la testa. Ha spaccato la testa a Luca Abba, ha spaccato la testa ad altri, ha buttato per terra
un invalido che era su una carrozzina, eccetera, eccetera. Bene, il pubblico ministero Ferrando ha detto che lo Stato ha tutto il diritto di picchiarti e tu non hai assolutamente il diritto di difenderti e hai soltanto il dovere di prenderle in silenzio e di andartene. Questo è quello che ha detto. All'8 di marzo, per festeggiare l'8 di marzo, un gruppo di persone, soprattutto donne, è andata a battere un po' alle reti. Battere, mica fare chissà che cosa, battere con delle strumenti, pietre, bastoni, eccetera, contro queste reti, non per tirare altro, attenzione, per fare rumore. Sono mossi gli idranti e hanno cominciato a bagnare per disperdere la gente. Notate che non siamo su una pubblica via, siamo in un bosco. E in un bosco, viva Dio, non è una manifestazione, ho diritto di andarci quanto voglio. Hanno bagnato tutti, la gente all'8 di marzo, forse se vi ricordate il tempo che faceva, non era particolarmente caldo e la gente è rientrata, tanto ormai la cosa aveva fatto il suo scopo e aveva raggiunto quello che voleva raggiungere. Un ragazzo un po' sportivo, era ben attrezzato per farsi bagnare ed è rimasto a fargli la danza davanti agli idranti. Ok? Sono andati la polizia in grande a Giaglione, hanno bloccato tutti quelli che arrivavano. Siccome avevano filmato questo ragazzo, avevano i video di com'era vestito, l'hanno beccato, l'hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Perché? Perché quando usano gli idranti per disperdere la folla, i casi sono due, o te ne vai immediatamente, o fai resistenza a pubblico ufficiale. Se poi volete chiedere a Livio Pipino che cosa vuol dire resistenza pubblico ufficiale e quanto ti possono rifilare, lui si è più informato di me, ma sono mesi. Allora, questo è un po' il clima che c'è. Nonostante tutto, in valle si resiste. Ieri sera, adesso in Val Clarea è in viso un nuovo gioco, si chiama La ricerca di Giacu. Giacu era quel pupazzo che chi è venuto alla manifestazione ha visto portato in giro, no? Giacu è lo spirito folletto dei boschi e allora, siccome si è perso in Val Clarea in mezzo ai boschi, i cittadini, i notav, la gente va a cercarlo e nel fortino si agitano molto. Ieri sera sono tornati a cercare Giacu, avevano con loro tutta una tribù di lupi, una tribù di lupi che ululava alla luna. Ieri sera non si vedeva perché c'era la nebbia e pioveva che Dio la mandava. È successo il solito pandemonio, quelli che cercavano Giacu non l'hanno trovato e Giacu è ancora là che gira per i boschi a tenere allegri la tribù dei poveri sfigati che ci mangiano i nostri soldi, che fanno la guardia al fortino del nulla. Grazie.